Buon pomeriggio, è qui con noi Fra Oliviero Bergamaschi, superiore dei Frati Cappuccini della Costa d'Avorio. Ti ringraziamo per essere qui presente. Prima di tutto, come state? Tu come fraternità e anche come Costa d'Avorio, dopo le vicissitudini degli ultimi anni non molto semplici. Sì, tutti i frati stanno bene, a parte le solite crisi di malaria che di tanto in tanto si manifestano, però grosso modo stiamo tutti bene. Dobbiamo ringraziare il Signore che dall'inizio di quest'anno, da settembre-ottobre, l'anno civile, l'anno pastorale, ci ha dato la grazia di riavere con noi Fra Antonio Forchini, che ha raggiunto la sua fraternità all'Ovest. E questo per noi è un grossissimo aiuto, un grossissimo appoggio. Per quanto riguarda la situazione sociopolitica, ma possiamo dire che le cose vanno sicuramente meglio e i segni si vedono perché stanno realizzando delle grosse opere sociali a beneficio appunto del bene comune, quindi l'autostrada che sta continuando sulla capitale Yamoussoukro, i grossi lavori del terzo ponte sulla laguna, che sono lavori mastodontici, e poi anche i lavori dell'università dopo i saccheggi durante la guerra stanno per così rimettere tutto in opera perché i corsi, le materie, le varie facoltà riprendono vita, insomma. Quindi tutti questi sono segni positivi e quindi dobbiamo veramente essere contenti. Certo. Hai accennato la regione dell'Ovest e in modo particolare dove siamo presenti a Zuanien e lì ci sono diverse opere, non solo come accompagnamento spirituale, ma anche proprio per aiutare quella regione che è particolarmente bisognosa. Sì, beh, la nostra presenza nel sociale è veramente molto ampia e molto variegata e quindi lì in modo particolare continua l'opera di aiuto e sostegno ai malati della piaga del Borulì e grazie agli aiuti dei benefattori abbiamo comunque messo in funzione, ma con spese abbastanza consistenti, un salone, un padiglione dell'ospedale dove appunto vengono accolti questi malati che poi devono magari essere trasferiti altrove per interventi più specifici come trapianto della pelle, eccetera, per le piaghe molto più estese sul corpo. Quindi questa opera va avanti, non solo a Zonien, anche al sud c'è un frate che si occupa non solo dei malati della piaga del Borulì, ma anche di quelli più gravi, quando nel caso in cui la piaga si trasformi in osteite, quindi i malati vengono portati negli ospedali statali. E poi anche per gli handicap che conseguono a queste malattie, quindi anche qui c'è una presa a carico molto importante sia a Zonien, però in questo caso molto più a Abidjan, dove collaboriamo con un organismo internazionale, però gli aiuti dei benefattori ci sono veramente di un grande sostegno che ci permettono proprio di venire incontro alle esigenze di tantissime persone, tanti giovani e tanti bambini. Inoltre l'accompagnamento sanitario sta abbracciando non solo la piaga di Borulì, ma anche altre tipologie. Sì, difatti c'è questo nostro frate che si chiama Frère Eric, un frate ivoriano, che è un po' il referente di un grosso quartiere di Abidjan, dove la gente, che ha problemi in famiglia di questo genere, quindi bambini handicappati che nascono, con handicap, fanno riferimento al nostro frate, e il nostro frate poi fa riferimento ad un ente molto più ampio, dove appunto i bambini possono essere accolti, essere operati con spese molte volte ingenti, però ecco, dobbiamo veramente ringraziare i benefattori che ci vengono incontro per così risolvere questi casi che altrimenti potrebbero così degenerare. Certo. E, sempre nell'ambito della sanità, diciamo, abbiamo anche, e questo soprattutto a Zonien, la presa a carico dei malnutriti, bambini di cui nessuno si occupa, neanche gli organismi internazionali, da 0 a 6 mesi. I motivi particolari non li so, sta di fatto che noi veniamo proprio incontro a questi bambini che vivono in questa fascia di età, o perché sono abbandonati dai genitori, o perché la mamma muore, o perché, non so, sono orfani e sono abbandonati. E quindi noi interveniamo grazie sempre alla suora che lavora lì in ospedale, la suora,
proprio della regione di Yakuba, e che si occupa anche dei malati del Burundi. Quindi c'è una collaborazione molto stretta con le suore che ci aiutano proprio a far fronte a questi casi dei malnutriti che sono sempre molto, molto numerosi. Una risposta sociale, sempre a Zuanien, quindi siamo nell'ovest della Costa d'Avorio, è anche l'accompagnamento che viene fatto nell'agricoltura, negli allevamenti, sì, anche nel sapone. Ecco, sono altre due attività sociali iniziate dal nostro Fra Gianluigi Marcassoli, che attualmente non è più a Zuanien, è fatto parroco al sud, a Lepe precisamente, però queste attività proseguono e quindi c'è questo gruppo di donne che si sono organizzate proprio per poter prendersi a carico con questa attività del sapone liquido, sapone in polvere e le varie così, possibilità, e quindi questo aiuta le donne a prendere a carico loro stesse e poi le loro famiglie rispettive evidentemente. E poi l'attività sia agricola, soprattutto sul versante degli allevamenti per ora, ecco, riguardano le pecore e le greggi, insomma, dove appunto è già da un po' di anni, solo che la guerra aveva fatto sì che le pecore venissero mangiate, quindi adesso si tratta di rimettere un pochino in atto questa iniziativa, proprio per dare la possibilità ai vari villaggi di disporre di queste greggi, e quando le pecore partoriscono, dopo aver raccolto una trentina di altri di agnelli, si trasferiscono in un altro villaggio, così che man mano che si va avanti ogni villaggio può avere così degli animali che poi si riproducono così naturalmente e dispongono quindi di carne. Certo. Oltre alla fabbrica del sapone, dove veramente un gruppo di ragazze, di donne, hanno preso in mano, vengono responsabilizzate, e in una società come la Costa d'Avorio, e purtroppo non solo lì, non è così facile essere donna, avere un'autonomia finanziaria, essere rispettata e tutto. Beh, diciamo che queste donne sono veramente coraggiose per l'iniziativa che così si sono assunte, e poi anche per il fatto che molte volte guadagnano molto di più che non i loro mariti, quindi sono veramente così all'avanguardia con questa formula, proprio per far vedere che anche loro sono veramente, ecco, capaci di sviluppo della zona, e poi vabbè, sono veramente delle persone che responsabili, quindi sicuramente è una bellissima iniziativa. E un'altra risposta forte che come missionari cappuccini date, sempre nel rispetto della donna, della sua istruzione, che spesso per problemi culturali viene magari messa in secondo piano dietro ai fratelli uomini, è anche il fatto di avere due centri di formazione importanti, sia dalle Pecche a Zuanien. Sì, difatti da circa 3-4 anni abbiamo così voluto copiare quell'iniziativa che era nata da moltissimi anni all'EPE, la scuola di formazione femminile, e l'abbiamo voluta appunto ripetere a Zuanien, e le cose stanno andando bene, anche se è più difficile che non al sud, appunto nella zona di Abidjan all'EPE, però le cose stanno andando bene. Abbiamo un gruppo quest'anno di 72-75 ragazze che sono comunque aiutate da donne mature, sono 3 o 4, con la partecipazione attiva anche dei frati, infatti Fra Antonio Fortini, che è arrivato da qualche mese, lui stesso dà corsi di formazione umana, anche religiosa, ma soprattutto umana, per queste ragazze, a volte ragazze madri, così perché capiscono, ecco, si rendano conto della loro dignità in quanto donna. E poi abbiamo i corsi di alfabetizzazione dati da un maestro, e quindi facciamo di tutto proprio per così aiutare queste ragazze a prendersi a carico anche loro, poi con i corsi di taglio e cucito, quella è la cosa così classica, proprio per aiutare quelle ragazze a inserirsi nella società quando finiranno i 3 anni di formazione.
la formazione e l'istruzione rimane un tassello fondamentale. Anche ad Alepè vi è questo grande centro di accoglienza, proprio il foyer di San Francesco d'Assisi, che vuole proprio accogliere più di 100 ragazzini, bambini ragazzini che frequentano le scuole ad Alepè. Sì, appunto questo foyer Saint-François di Alepè esiste da molti anni. Attualmente Fra Gianluca che segue così questa attività, questo servizio sociale, e da 2 o 3 anni accoglie 111 ragazzi. Da quest'anno però abbiamo messo accanto a lui un altro frate locale, quindi ivoriano, ha finito i suoi studi di filosofia e di teologia e prima di accedere agli ordini sacri, quindi del diaconato e del sacerdozio, abbiamo chiesto di aspettare un attimo, e quindi è una spalla forte per Gianluca in questo servizio di così inquadramento o di suivi, adesso mi sfuggono le parole esatte, comunque di accompagnamento di questi giovani che sono appunto accolti in questo centro per poter così mettere a frutto tutte le loro qualità come studenti, e questo occupa comunque una grossa fascia, ecco, della loro età, nel senso che finiscono la scuola primaria e fino alla maturità praticamente trascorrono tutti i loro studi lì in questo centro, frequentando evidentemente le scuole statali, i collegi statali. Come ultimo punto volevo chiederti di esporre anche il progetto di sostegno a distanza, che sta superando i 700 bambini in Costa d'Avorio, divisi tra Abidjan, Alepè e Zouanien, e ha veramente un risvolto concreto, enorme, veramente di grandissima importanza. Sì, questo è indubitabile, da molti anni siamo impegnati anche su questo versante. Fra Gianluca è il nuovo direttore di questo servizio sociale, appunto ci occupiamo di circa 700 bambini della scuola primaria. Questa è una decisione che avevamo preso proprio per dare la possibilità a più bambini di avere un'istruzione di base per poter almeno affrontare la vita, inserirsi nella società. E la novità grossa, ecco, di questo servizio sociale è che non ci limitiamo semplicemente all'istruzione, ma ci occupiamo anche proprio della salute di questi bambini, e abbiamo avuto alcuni casi molto molto gravi dove abbiamo dovuto così impegnare gli aiuti dei benefattori con spese molto molto forti che superavano anche 1 milione per operazioni chirurgiche eccetera, perché si sono rivelati i casi proprio di tumore di alcuni bambini, che poi vabbè il Signore se li è presi in cielo, però ecco, non ci arrendiamo, noi facciamo di tutto perché appunto questi bambini possono essere veramente sostenuti in tutto. Certo. È importante proprio il fatto di evidenziare come un servizio personalizzato a un vero bambino, un singolo bambino che viene accompagnato con tutte le forze nei vari aspetti della vita, insomma. È chiaro. Quindi, sì, il fatto appunto che Gianluca è aiutato talmente da un altro frate al foyer, ecco, questo gli permette di seguire ancora più da vicino questo servizio per i bambini di sostegno a distanza. Oltretutto si sa già che in ogni zona, a Zouanien, Alepè e Abidjan, c'è un frate che è incaricato proprio per essere sempre più vicini e capire meglio le situazioni che vivono questi bambini. Certo, è importante rispondere sempre, come cerchiamo di fare, con chiarezza e trasparenza ai nostri benefattori, che essendo dall'altra parte non conoscono tutte le dinamiche, ma cerchiamo nel giro di brevissimo, grazie ai nostri missionari, di rispondere a ogni accadimento. Beh, noi ringraziamo voi, voi il sostegno che date qui al segretariato, perché così col vostro lavoro, la vostra permanenza, così riorganizzate il tutto, e noi siamo sul terreno quelli che usufruiscono del vostro lavoro perché tutto vada a beneficio delle persone che i benefattori vogliono sostenere con i loro aiuti finanziari ma anche spirituali. Certo, sicuramente. Certo. Quindi,
Grazie mille, buon ritorno in Costa d'Avorio. Grazie. Salutaci le comunità. Grazie mille a voi tutti. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao.